Ciao a tutti dal vostro Marco Follese. È terminata con una sconfitta la stagione del Genoa contro il Bologna, 1-0, rete di Bauro nella ripresa. Una partita che non serviva niente al Grifone, in quanto era già retrocesso la settimana prima a Napoli. Partita dai toni amichevoli, molto moscia, il Genoa ha tirato tutti volte in porta, ha beccato un palo, ma lo spettacolo è stato sugli spalti con i tifosi che hanno fatto vedere cosa vuol dire essere genoani, con cori, coreografia. Finita la partita c'è stato un corteo per far vedere la genoanità, e sono onesto, mentre guardavo la partita avevo le lacrime, perché è stato qualcosa di emozionante avere dei tifosi così con una squadra retrocessa e tanta roba. Adesso cosa ci prospetta il futuro? Questo è dura da digerire la Serie B, perché dopo che ho fatto 15 anni di Serie A e anche molti campionati belli quando c'era Gasperini, è dura da digerire. Ma sono sicuro che sì, risaliremo subito. I fondi ci sono, la proprietà ha detto che metteranno 50 milioni di euro per rafforzare la squadra, molti se ne andranno. Dalle ultime notizie, ieri ha parlato il capo dei 777, ha detto che andranno via Destro, Criscito, Masiello, gli anziani della squadra, andrà via anche Sirigu, come portiere abbiamo sempre, che secondo me è fortissimo, e resteranno magari qualche tipo gente come, non lo so, forse Badici insieme a Suraro per fare gruppo, poi ci saranno i giovani, verranno comprati altri giovani. Quello che dico io è che serve un mix tra giovani e anziani esperti della categoria, perché la Serie B il prossimo anno è difficilissima. Il prossimo anno c'è Genoa, Cagliari, Parma, Bari, Venezia, Spal, una tra Pisa e Monza, Benevento, Frosinone, credo Palermo, e si gioca le finali, si sta giocando i playoff adesso per salire dalla C alla B. E piazza importante, sarà una B difficile, per questo secondo me bisogna fare una corazzata di squadra, una squadra forte che devi salire subito, e soprattutto devi arrivare tra le prime due e andare in Serie A direttamente senza passare per i playoff, perché i playoff sono un'incognita. Quante volte squadre che sono arrivate settime, ottave, sono salite subito, sono salite in Serie A, magari battendo squadre che sono arrivate seconde, sono arrivate terze o quarte. È dura, però se fai la squadra ce la puoi fare, perché tra il mix di giovani ed esperti ce la devi fare. La proprietà ha confermato come allenatore Blessing, si era vociferato di Gasperini e il Gaspo aveva anche accettato di venire a Genova. A lui non interessa andare nelle grandi squadre d'Europa, lui ama Genova, l'aveva detto un giorno Tornero, solo che l'Atalanta non lo lascia andare, a meno che di ribaltoni clamorosi. L'ha detto anche il presidente, l'amministratore delegato Percassi sabato, intervista, ha detto Gasperini da qua non si muove, ma giustamente sarebbero dei matti a farselo sfuggire. Per cui si continua con Blessing, un Blessing che era partito bene, devo dire, vedevo il gioco, vedevo la squadra motivata, si creavano occasioni, ho visto delle cose quest'anno, salvataggi sulla linea di tacco, di testa, sfortunato, però nel senso aveva fatto 7 pareggi e una vittoria col Torino, però aveva fermato Inter, Roma, Atalanta, con
Poi c'è stata la sosta e ho visto un Genoa brutto, ma bruttissimo. 8 partite, 6 sconfitte, 2 vittorie. È perso malamente con la Lazio, è perso male a Verona. Vabbè, con il Milan, campione d'Italia, guardate come gioca il Milan. Vabbè, ci sta. È perso 3-0 a Napoli, perso il derby, giocato malissimo, ma malissimo. Ha perso col Bologna che non contava niente, e si è vinto con Juventus e Cagliari, 2 partite vinte al 90esimo, ma anche là lasciamo perdere, non si tirava in porta, siamo stati fortunati. Ad esempio, la Juventus non aveva più niente da chiedere, come ha perso a Firenze l'ultimo di campionato, ha giochicchiato. Il fatto è che c'è un grosso rammarico perché la Salernitana si è salvata a 31 punti, il Genoa è arrivato a 28. Bastava pareggiarne 4 di queste 8 e si poteva, perché Verona potevi pareggiare con la Lazio, un punto te lo potevi prendere, vincevi col Bologna, oppure una vittoria col Bologna, pareggio col Verona eri in Serie A. Oppure battevi la Salernitana in casa, ti salvavi te, la Salernitana no. E questo è un grande rammarico, perché 4, a 31 punti la quota salvezza è poco, di solito ci si salvava a 40, 4 punti si potevano salvare, si potevi salvare, e questo è un grosso rammarico che resterà. Ci pensi, io ci penso sempre, ho detto cavolo, bastavano una vittoria, un pareggio, batte la Salernitana e eravamo in Serie A, però ormai è andata, non pensiamo più a questa stagione appena finita, adesso si pensa alla nuova. Il Genoa tornerà in campo a fine luglio per la Coppa Italia, poi il 12 agosto inizierà il campionato, un campionato lungo. La Serie B non si fermerà durante i mondiali come la Serie A. E speriamo in bene, speriamo che facciano uno squadrone. Quello che chiediamo nei tifosi, fate uno squadrone per salire subito in Serie A. Subito, un anno, dobbiamo rimanere in B. Con questo vi saluto, alla prossima, vi terrò aggiornato sulle vicende del Genoa, sul calciomercato, con i miei insert. Vi auguro anche una buona estate. Un saluto dal vostro Marco, ciao!